Perfetto. Faccio una domanda invece a Fabio, anche a te per quanto riguarda le interrogazioni che hai posto L'ultimo al consiglio. sindaco nell'ultimo consiglio comunale. È quello che riguarda i loculi cimiteriali. Hai posto un'interrogazione soprattutto all'assessore ai servizi cimiteriali. Questa è una questione che non molti sanno. Ci vuoi spiegare che cosa è successo? In sostanza, oltre un decennio fa, l'amministrazione del tempo aveva dato in concessione all'Arciconfraternita Santissimo Sacramento della Beata Vergine di Lourdes una porzione del terreno all'interno del cimitero per costruire delle edicole funerarie per singole e cappelle per le famiglie. C'è stato un accordo tra la stessa confraternita e l'amministrazione comunale con una permuta del 24%. Mi spiego meglio. In base al numero totale dei loculi che la stessa confraternita costruiva, doveva dare il 24% al comune. Nell'accordo fu sancito che questi loculi dovessero essere dati al comune nel primo piano seminterrato. Cosa che non è successa, i loculi, il 24% nel numero esatto, sono stati dati al comune ma nel piano interrato. Qual è la differenza? A prima vista può sembrare che non ci sia nessun problema, invece il problema c'è, perché c'è un tariffario in base alla postazione dei singoli loculi al piano e anche al livello sul valore reale dei loculi stessi. Quindi la proposta che ho avanzato, perché veniamo sempre tacciati come una minoranza che non ha idee, una minoranza che non ha proposte, una minoranza che non propone delle soluzioni, quella di o monetizzare la differenza di costo tra loculo del piano seminterrato e loculo del piano interrato, o nel caso in cui quasi tutti i loculi fossero già impegnati da parte della confraternita, dare la possibilità alla stessa di monetizzare i loculi. La differenza sostanzialmente basta fare un'operazione aritmetica, il valore del loculo del piano seminterrato meno il valore del piano interrato che è quello che ci hanno dato, la differenza moltiplicarlo per il numero dei loculi e avremmo la monetizzazione. Mi è stato detto da parte del sindaco che avrebbero preso in considerazione questa mia proposta, l'avrebbero fatta propria nel caso in cui l'avvocato comunale avesse dato la disponibilità. E quindi questo sta a dimostrare che non siamo una minoranza che fa presenza, una minoranza di bandiera, ma una minoranza che vuole amministrare questa città, vuole dare il proprio contributo per risolvere i problemi che sono annosi per questa città.